La pronuncia inglese è molto difficile, non esistono regole semplici ed è ancora più difficile spiegare quei suoni che magari non esistono nella lingua madre. In italiano, per esempio, non esistono i suoni s e il suono z che sono presenti invece in inglese nelle parole this e nel verbo to think. Ora, questi suoni non esistono in italiano, però ci sono persone che hanno molta difficoltà nel pronunciare il suono S. Quando devo spiegare questo argomento in classe, di solito dico ai ragazzi di tenere presente questo difetto di pronuncia. E poi mi presento dicendo buongiorno, io sono Santina di Rienzo, sono la vostra insegnante di inglese. E sono nata nel 1963. Poi dico ai miei ragazzi di presentarsi loro in italiano, simulando questo difetto di pronuncia. I ragazzi si divertono tantissimo facendo questa speaking practice e imparano molto velocemente. Mamma, Sì, amore. che cosa stai facendo? Oh, niente, amore, sto solo preparando una lezione di pronuncia per i miei alunni. Oh. Arrivederci.